pare che ci siano sempre più infettati. Questo significa che la gente può uscire. Ehi, Joel. Ciao. Hanno preso Mary Ann. Che è successo? L'hanno presa nel bel mezzo del... Era da un po' che non venivo qui. Sembra un appuntamento. Trovata. Portala qui. Prima le signore. Signora, mi confondi con un'altra persona. Si fa per dire. Di qua. Tipo ha ogni sorta di roba in quella fabbrica. Ehi, amico, aspetta. Sì, dicono che sia così in tutta la città. Li stanno mettendo sotto. Ho un cugino che sta con loro. Davvero? Sì, quell'idiota pensa che salverà il mondo. Grande. Ho sentito la sparatoria, ma... cos'è successo? Le luci. Non è strano che ci usino per il loro contrabbando? Marlene... Andiamo. La figlia di uno che conta, roba così... Una cosa così. E quanto durerà tutto? Se tutto va bene, riusciremo a consegnarti entro poche ore. Ellie, una volta usciti da qui, devi seguirci senza allontanarti. Sì, certo. Che miseria! Sono fottutamente alto. Quindi cosa è successo? Hanno bombardato tutte le aree fuori dalle zone di quarantena nella speranza di uccidere più infetti possibile. Ha funzionato. Per un po'.
trovato qualcosa lì? No. Cerca. Sta alle vicino per ora. È stato fatto a pezzi. Sì. Un altro, merda. Grazie. Stai bene? Non è niente. Cerchiamo provviste. Cazzo! Oh, è stata tosta! Puoi dirlo. Salite. Ai, merda! Scusa, scusa, sono stata io. Tess. Dai, stai vicino. Tess! Corri! Tess! Tess, tutto a posto? Solo un po' di fiatone. E tu, piccola? Tutto bene? Che intendi per bene? Respiri ancora? I rantoli di paura valgono? No. Sono felice che Marlene vi abbia ingaggiati. Che intendi? So che verrete pagati per questo. Ma comunque, vorrei lo stesso ringraziarvi. Sì, certo.
Ellie! Non mi lascerai qui, vero? Qua giù. Ma sta attenta, è un bel salto. Va bene. Grande. Dammi un secondo. Ta-da! Bel lavoro. Grazie. Dunque, diciamo che prendiamo questa macchina dal tuo amico. E poi? Beh, poi andiamo da Tommy. Marlene dice che è tuo fratello. E soprattutto faceva parte delle luci. Lui avrebbe saputo dove portarti. Ah, ok. Vive lontano da qui. Ci serve un'auto. Oh, che roba. Ci hai già giocato? No. Ma avevo un amico che sapeva tutto di questo gioco. Le luci erano dappertutto, eh? Già, speravano di... Sì, quella è opera di Bill. C'è qualcun altro in questa città? Per quanto ne so, solo lui. Gesù! Porca miseria! Ma che cosa diavolo era? Era una delle trappole di Bill. Forse il tuo amico è un po' paranoico? Per usare un eufemismo. Ma chi? Vedi quel cavo? Stai al di sotto, ok? Tieni la testa bassa. Ah, d'accordo. Hai sentito? Sì. Ehi, vuoi entrare lì? Magari troviamo qualcosa. Troverai me quando sarò morta d'infarto. Nessun problema. Ci penso io. Oh, merda! Gesù! Qualcosa mi ha spaventato a morte! Beh, già che ci siamo, diamo un'occhiata in giro.
una scopa in culo. Tu... stagli lontana. Ok, Ellie, dai. La porta aperta, no? Ci sono. Dobbiamo raggiungere l'altro edificio. Su per le scale, muoviamoci. Senti, stammi vicino. Come diavolo hai fatto ad accettare questa follia, Bill? Bastava che li lasciassi lì fuori. Darò un'occhiata qui sopra. Non c'è niente di utile là. Prendi quello che vuoi. Wow. Bel posticino qui. Se hai qualcosa da confessare, questo è il posto giusto. Quello non è il confessionale, è la mia stanza. Ok, non tocco niente. Chi cavolo l'ha lasciato qui? Hai degli amici in zona? No. Anche se ho qualche idea su chi potrebbe passare da qui. La scuola confina con l'altro lato di questa casa. Entriamo. Ma andiamo, Ellie. Ehi, hai un minuto? Sì? Ecco, volevo chiederti scusa. Pensi di farcela? Dimmi quando vuoi finire questa storia. Ti farò un urlo. Pronto? Bill, ho trovato questa qui e ho pensato che dovresti averla. Ci si sente così. Fanculo anche a te, Frank. Stupido idiota. Pronti ad andare? Ok, ce l'ho! Ce l'ho, ce l'ho! Guarda.
cacciatori di merda. Avremmo potuto essere... Di cosa? Dell'indossato. Sono schierato da entrambe le parti. Così uccidi un sacco di innocenti. Ah, qui deve essere dove dormono quegli stronzi. Dove dormivano, voglio dire. Perfetto. Un altro modo per farmi impazzire. Fantastico. Ellie, ho trovato un altro di quei fumetti. Che cosa è successo? Questo lo fanno i tuoi amici cacciatori? Bello. E no. Ok. Cerchiamo di sdrammatizzare. Pronti? Lo sai qual è il colmo per un fornaio? Doversi guadagnare il pane. Ma che cos'è? Barzellette. Morti dal re. Quel ponte sembra molto lontano. Ci arriveremo. Strano vedere un punto di controllo senza soldati. Una tipica zona di quarantena. Questo posto è abbandonato da un bel po'. Dateci le nostre razioni. Perché non gli hanno dato da mangiare? Spesso.
scrivere. Vorrei avere più forza nel lontano. Piace leggere, eh? Quando non sto aspettando la faccio per il pezzo. Per un pelo davvero. Ai confini dell'universo e ritorno, resisti e sopravvivi. Scusa? Savage Starlight. Sai quel fumetto che leggevo? Lo dice l'eroe dopo una battaglia. Resisti e vinci? Sì. Ok. I libri. Vorrei avere più spazio nello zaino. Piace leggere, eh? Beh, quando non sto scappando da cacciatori e infetti... Sì, leggo sempre. Una barzelletta? Rubato un tir pieno di lampadine. Penso. Continuiamo a muoverci, forza. Quella ragazza è magrissima. Ai tuoi tempi c'era un sacco di cibo, no? Ce n'era, ma per l'aspetto. Che idiozia. È ora di alleviare la tensione. Come disse mio cugino nato in Russia, io andrei.
No, troppo sfarzoso per uno come me. Ah, doveva essere un bel posto. Per me possiamo salire. Mi manca il caffè. Sali. Penso che ci serva un po' di sano umorismo. Uomo invisibile cerca donna invisibile per fare cose mai... Hanno scelto la strada facile, eh? Non è facile. Aspetta qui, ok? Certo, Joy. Non vado da nessuna parte.
Wow, guarda un po'. È uno sfondo. La gente riusava. Allora, Ellie, c'è. Non mi importa cosa pensassi. Devi starmi a sentire quando. Miseria! Sono stata in un posto così, nella ZQ di Boston. Scuola di preparazione militare. Eccone un altro. Manifesti ovunque. L'ho visto poco prima dell'epidemia. Davvero? Alla fine lui la sventra. Nessuno viene sventrato. È un filmetto per ragazzini. Da dove vieni? Da Hartford. Davvero? Ho sentito che laggiù le cose non vanno. Sì, ce ne siamo andati perché l'esercito ha abbandonato l'area. Quel posto sarà ridotto come questo ora. Facciamo attenzione, siamo vicini a uno dei loro posti di guardia. Solo tu e tua figlia? Non è il mio padre, come dire. Ho promesso che mi sarei preso cura di lei. Beh, è una bella cosa. Ci siamo. Bene. Ellie, ho trovato un altro di quei fumetti che stai leggendo. Da questa parte. Ed è sicuro? Sono così vicini. Io sono l'unico ad avere la chiave, amico. E dove l'hai presa? Tutti di qua.
Beh. Ellie, ho trovato un altro di quei fumetti. Oh, fico. C'è modo di arrivarci. Beh, io so nuotare. Allora sì. Sarà gente qui. Forse. Dobbiamo davvero entrare qui. Ellie, non... Rilassa. Thank you.
stato molto emozionante, eh? Oh, sì. Un sacco. Come ti vedi? Oh, io... Una mia amica, Marlene, gli ha chiesto di portarmi dalle luci. Avevo solo 5 anni quando sono stato falsificato. Ora lo comando a bacchetta. I miei ricordi sono confusi. Vero, Joel? Ma se non sbaglio, vivevo in un quartiere come questo. Cosa ti ricordi? Ah, i barbecue. I miei genitori facevano delle grigliate colossali e invitavano un sacco di gente. Più di ogni altra cosa, mi è rimasto impresso l'odore. Strano. Io sparo a vista. Sembra tutta gente ospitale. Dopo l'epidemia sono stati vittime degli sciacalli. Sono quasi diventati paranoici. Ricordi quel periodo, Joel? Si barricavano tutti in casa. Poi le provviste a... Oh, cagnolini. Meglio starne alla larga. Questi non sono come quelli della zona. Sono feroci. Che cos'è questo? Oh, è un camioncino dei gelati. Un camioncino dei gelati? Già, me l'ha detto Henry. Vendevano il gelato direttamente dal camion. Cosa? Ma figurati, Joel. È vero. Questo affare metteva una musichetta inquietante a tutto volume. Sì, il soffitto sta cadendo a pezzi, attenzione. Sollevami. Attenzione. Trovato niente? Prendi. Grazie. Le luci sono state qui. Già, così sembra. Come faremo a trovarle? Conosco un tizio. A dire il vero è mio fratello. Faceva parte delle luci. L'ho sentito che era in Wyoming. Andiamo là, lo troviamo e poi troviamo le luci. Ci stai? Mi sembra un buon piano, amico. Uffa, sono stufa dei vostri discorsi deprimenti. Momento barzellette. Che cos'è? Stai a sentire. La sapete quella sulle cipolle? Meglio di no, tanto fa piangere. Non l'ho capita. Già, neanch'io. Cosa dice una prugna verde a una prugna viola? Respira, cretina. Che stupidata. Thank you.
Ellie, ho trovato un altro di quei fumetti che stai leggendo. Ehi, Sam. Attento. Sì, ok. Sì, prima io. Cavolo. Tocca a te. Ok. Lanciarla? Sì. Wow, ho del talento. Fortuna. Non è vero. Che fortuna. Ok, levati, ti vanti troppo. Ci siamo. Terribile. Ok. Un pareggio. No, no, ti ho proprio distrutta. Ma come distrutta? Se è praticamente un pareggio. Sì, ok. Con un altro. Squadra. Sì. La tomba non dovrebbe essere così piccola. Oh, ho scordato di mettergli quello stupido. Entriamo? Non si può fare il giro. Dobbiamo attraversare la centrale. L'avevamo fatta ripartire, ma una delle turbine è andata. Abbiamo l'elettricità, Joel, o meglio, avevamo. La rimetteremo in moto. Incredibile! Avete dei cavalli? Ne abbiamo un sacco. Ehi, Tommy, dammi una mano qui! Scusate, torno subito. Posso? Sì, certo. Gli piace se gli tocchi le orecchie. Mai cavalcato uno? Veramente sì. Quando sei andata a cavallo? Winston. Maria e suo padre hanno fondato questo posto per renderlo autonomo. Ci sono coltivazioni e bestiame. Ricordi che pensavamo che fosse impossibile vivere così? Ma noi lo stiamo facendo. Lascia perdere. Quella turbina è andata. Ci penso io. Ci ho dedicato troppo tempo per mollare. Sei di nuovo qui? Già, Joel. Tommy è... Fratello. I due geni riattiveranno la centrale. Forse stavolta ci siamo. Non ci credi? Io non ho detto niente. Aspetta. A sinistra! Attenzione! Ok,
Ok, bene. Abbassala, lentamente. Fa' attenzione. Ellie? Ellie! Sono quassù! Gesù Cristo. Faccio la guardia. Eccone un altro. Fermo, Callus. Razza di nome è Callus, poi. Non è colpa mia se non hai chiesto il suo nome a Tommy. Quindi, in questi posti la gente ci viveva e ci studiava, anche se erano adulti? Sì, studiavano, facevano feste, cercavano la loro strada. Capivano cosa fare delle loro vite. Capivano cosa fare delle loro vite. Qui c'era un posto di guardia. È un buon segno. È una riata gigante. Forza. Ha cominciato a freddo. È la stagione. Resto con Callus. Oddio, quel nome. Oh. Sembra. Resta col cavallo, vado a controllo. Sì, non voglio che scappi via. Torno subito. Questo coso è stato sistemato alla buona. Sono scimmie. Forza. Sì, un sacco di scimmie. Spostati.
Ehi, guarda! Luce! Joy, guarda! Vedo. Forza. Già, proviamo la porta. Attenzione. Anche tu. Reggerà. Non troveremo mai delle luci ancora. Ok, siamo dentro. Dammi la mano, piccola. Fatto. Grazie. Diamo un'occhiata. Ehi! Dove sono? Ci siamo. Ci sono corpi. È un buon segno, no? Se scopriamo dove sono andati.
Almeno non sono Trigger. Sì. E non ci sono luci. Beh, magari nel frattempo si sono trasformati in scimmie. Cerchiamo ancora, troveremo qualcosa. Sono stata una stupida. Ho sbagliato a dirti quelle cose. Vorrei rimettere tutto a posto. Provo a renderti orgogliosa. Avrei dovuto dartela finché potevo. Questo non è affatto inquietante. Stupendo. Questa parte. Devo uscire. Ma davvero? Va bene, cerchio. Li stavo cercando questi.
Già, penso proprio ti piacerebbe. Che dici, eh? Ellie, ehi. Eh? Oh, certo, è un... L'altra notte ho sognato di volare. Ah, sì? Già. Dai, racconta. Ero... Forse di qui tagliamo, no? Potremmo usare quella scala. Va bene, va bene. Che cosa fai? È tutto ok. Vieni, vieni. Ehi, bella. Vieni, dai. Sì. Guarda quegli affari. Ascolta, so che hai buone intenzioni, ma non ci sono compromessi. Fatto ciò che dobbiamo, andremo ovunque tu voglia, ok? Beh, non me ne vado senza di te, perciò muoviamoci e facciamola finita. Ellie, forse ho trovato un altro di quei fumetti che stai... Joel, ho qualcosa per te. Tieni, me la... Stavolta sarà diverso. Me lo sento.
Di è più bassa. Ellie, ho trovato un altro di quei fumetti che stai leggendo. Occhio alla testa quando entri. Ok, ci sono. Comincio a sentire i miei anni. Non so se ti ho mai detto che io e Sara facevamo spesso escursioni come questa. Era in gamba. Andavo a starle dietro. Credo che